come vi ha spiegato il prof, noi viviamo sulla Terra, e questo qua lo sappiamo, che è illuminata dal Sole, e questo qui fornisce una certa energia. Quindi noi qua abbiamo il nostro Sole, qui abbiamo la Terra, che è di dimensioni infinitesimamente più piccole. Noi abbiamo che il Sole emette una certa energia che, se andiamo a calcolare su una superficie sferica, noi andiamo a calcolare l'energia emessa dal Sole. E la andiamo a dividere per la superficie sferica che lo racchiude. Otteniamo l'intensità, che ovviamente dipende dal raggio, perché dipende da dove noi stiamo andando a considerare questa sfera. Cioè, se noi vediamo il Sole così e consideriamo la superficie, questa qua avrà una certa intensità. Vado a considerare una superficie che allora chiude più grande, avrà un'altra intensità, eccetera. Se noi andiamo a considerare una superficie che ha come raggio la distanza Terra-Sole, noi otteniamo quel valore che è 1367 watt su metro quadro, mi fa sì. Perfetto, questa qui che cos'è? L'energia che arriva al top dell'atmosfera, che grosso modo sarebbe anche quella che arriverebbe sulla superficie, appunto, se non ci fosse l'atmosfera, non sarebbe in alcun modo attenuata. Un'altra cosa importante, come ha detto parte di prof, il Sole come si comporta? Si comporta come un corpo nero che ha una certa temperatura. Un corpo nero, che cos'è? È un corpo, diciamo, ideale, che non riflette. A livello teorico, un corpo nero è proprio un oggetto nero, un oggetto che assorbe tutta la radiazione che gli arriva, e quindi per mantenersi in equilibrio dopo la riemette, perché se no avremmo che il corpo o continua a scaldarsi o continua a raffreddarsi. Ha un certo spettro di emissione, che è più o meno fatto così, e abbiamo visto essere centrato a cavallo tra il visibile e l'ultravioletto. Ok? Quindi è più o meno questa zona qua, tanto per capirci. Quindi cosa abbiamo? Che sulla nostra Terra, al top dell'atmosfera, arriva una radiazione che in buona parte è composta da raggi ultravioletti e da luce visibile. I raggi ultravioletti vengono in buona parte filtrati da quello che è lo strato d'ozono che si trova in atmosfera, quindi praticamente questa parte qua viene eliminata, per così dire, viene filtrata, viene assorbita, e adesso arriva sulla Terra. La Terra che cosa fa? Ovviamente anche questa qua assorbe radiazione, e ovviamente la riemette, perché se non la riemettesse avremmo, come sempre, che un corpo, in questo caso la Terra, continuerebbe ad accumulare energia e a scaldarsi, quindi per tempi sufficientemente lunghi diventerebbe molto più calda di quello che è adesso. Come emette la Terra? La Terra emette in modo diverso, perché è un corpo più freddo. Quindi diciamo che grosso modo questo può essere lo spettro terrestre.
sviluppato molto simile a questo, però non è più centrato su l'ultravioletto invisibile, ma è centrato essenzialmente nell'infrarosso. Quindi assorbe onde ed energia dell'ultravioletto visibile e la riemette nell'infrarosso. Questa qui è quella che si chiama onda corta e quella che viene emessa è onda lunga, perché l'energia della radiazione dipende dalla lunghezza d'onda. Perfetto. Beh, ecco, adesso noi l'abbiamo, diciamo, fatta semplice. Noi abbiamo detto, arriva la radiazione al corpo dell'atmosfera, arriva sulla Terra, questa qua assorbe, riemette, fine della storia. No, in realtà non è così. Perché? Perché, come dicevo prima, c'è l'atmosfera, che è essenzialmente un grosso problema. Cioè, nel senso, meno male che c'è, però ci complica molto le cose dal punto di vista radioattivo. Perché? Perché attenua la radiazione. Quindi noi quando abbiamo la radiazione che arriva, che arriva dal Sole, che cosa fa? Va a impattare sulla atmosfera, che l'atmosfera è un insieme di particelle di dimensione diversa, che possono essere particelle atomiche, possono essere ossigeno, possono essere diatomiche, come l'O2, l'N2, eccetera, triatomiche, eccetera, oppure può essere particolato, come possono essere gli aerosol, o possono essere nubi, un vapore acqueo, che è molto più grande, più o meno possono essere questi. Cioè, se questa qui è la molecola di ossigeno e la particella, scusate, di ossigeno, questa qua può essere una gocciolina di vapore. Quindi a livello, diciamo, macroscopico, che cosa succede? Io ho la mia radiazione che arriva. Qua ho l'atmosfera e qua ho la superficie. Una parte della radiazione viene riflessa dall'atmosfera, possono essere per esempio le nuvole. Una parte viene assorbita e una parte arriva al suolo. Quando arriva al suolo, anche qua abbiamo una parte che viene a sua volta riflessa e il restante viene praticamente tutto assorbito. La quantità di radiazione riflessa dipende da cosa? Dalla copertura superficiale. Banalmente, siamo sulla neve, riflette molto, siamo in terrazza qua a Mesiano, riflette molto perché è pietra chiara, siamo sul cantiere dell'ANAS, no, assorbe tutto. L'ANAS è per la nostra strada, tutto anche qua. E ok, quindi essenzialmente io che cosa ho? Posso dire che ho una certa quantità di radiazione che arriva, una parte verrà riflessa, una parte assorbita, una parte trasmessa.
immagino le abbiate fatte anche in elettromagnetismo, queste cose, la rifrazione, la riflessione. Ok. Ovviamente questa somma qua mi deve restituire l'intensità di radiazione che arriva al top dell'atmosfera. Quindi io qua se normalizzo, cioè se vado a dividere tutto per la radiazione, ottengo che è 1 fratto, cioè 1 uguale l'intensità assorbita sotto quell'incidente più quella trasmessa quindi assorbita fratto incidente, trasmessa fratto incidente e riflessa fratto incidente. Questi valori qua come sono? Sono tutti ovviamente minori di 1. Io non posso avere più luce riflessa di quella che arriva, cioè proprio fisicamente non è possibile. Quindi abbiamo detto che tutti questi qua sono minori uguali a 1. Bene, benissimo. Allora, intensità assorbita fratto quell'incidente la chiamo A, che è l'assorbibilità. La trasmessa fratto l'incidente e la trasmissività. La riflessa fratto l'incidente è l'albedo, la riflessività. Teniamo la R. Ok. Questo qua è vero sempre, cioè a prescindere dalla radiazione che stiamo considerando, che sia quella solare o che sia quella terrestre. Vediamo sempre che la somma di questi tre termini mi deve dare la radiazione totale, cioè deve essere uguale a 1. Però possiamo fare delle distinzioni. Posso cancellare qua perché perfetto. Allora qua, come vi ho detto, questo discorso deve valere sia per l'onda lunga, quindi quella terrestre, sia per l'onda corta, che quella solare. Però appunto possiamo fare delle distinzioni. Quali sono le distinzioni? Che nel caso della shortwave, quindi la radiazione solare, il coefficiente di assorbibilità non è molto alto, perché spesso la radiazione solare interagisce poco con l'atmosfera, interagisce ma non tantissimo. La prova è fuori dalla finestra, perché se la radiazione interagisse tanto con l'atmosfera, noi vedremo, cioè non vedremo, ci sarebbe buio. Ok? Invece si vede perché passa quasi inalterata dall'atmosfera. Dipende molto dalle condizioni atmosferiche. Ok? Quindi in questo caso qua possiamo andare a valutare quando abbiamo un cielo che essenzialmente è pulito, è chiaro, o quando invece abbiamo un cielo opaco. Cioè nel senso abbiamo tanti aerosol o pochi, cioè abbiamo il cielo tanto inquinato, c'è molto vapore, eccetera. E questo qui sarà un indice che poi andremo a calcolare nel nostro programma. Bene. Essenzialmente quello che mi influisce tanto, veramente tanto, che cos'è? L'albedo. Ok.
andando, diciamo, verso, tirando le somme, l'albedo cambia tanto, da 0 a 1, cambia a livello puntuale, cioè nel senso che a seconda di dove sono cambia, la facoltà di Mesiano ha una certa albedo, una certa riflessività, gli alberi qua fuori hanno un'altra, la strada un'altra ancora, eccetera. E poi c'è la trasmissività, che è legata appunto all'assorbibilità, cioè quello che viene assorbito dall'atmosfera viene essenzialmente trasmesso, quindi passa, arriva alla superficie, a questo qua gli devo togliere la parte impressa. Ok. Per quanto riguarda invece la radiazione ad onda lunga, abbiamo un discorso un po' diverso, perché la radiazione ad onda lunga invece al contrario interagisce molto con l'atmosfera, perché è radiazione, diciamo, non infrarossa, va a interagire molto con quello che è vapore acqueo e altri gas tipo la CO2. Quindi in questo caso qua un termine molto importante sarà l'assorbibilità. E lo sarà meno invece l'albedo, perché la radiazione che va verso l'alto, tendenzialmente se non trova delle nuvole, è abbastanza libera di salire. Ok, direi che grosso modo vi ho fatto il quadro della situazione, poi dopo per queste cose qua, come sempre, se qualcuno non ha capito me lo dice, se, oppure se vuole capire qualcos'altro o non mi sono spiegato bene, così me lo dice, al massimo va bene subito. Perfetto.